Ciao a tutti ragazzi, qui è Sprasti, benvenuti in un nuovo video. Niente, è passato un bel po' di tempo dall'ultimo video. In realtà, l'ultimo video è stato 2 giorni fa, ma era un video a caso che volevo fare da un po', da quando stavo giocando con il mio team a KL, e quindi era più un video a parte per fare una meme, diciamo, mia, giusto per curiosità mia, per gusto mio, anche se non è venuto tanto bene, ma comunque. Come potete vedere, non ho più fatto video da tipo un mese, se non di più. Ero inattivo per il semplice motivo che c'è stato a metà settembre una brutta connessione da parte mia, quindi non riuscivo proprio neanche a giocare. Quindi ho, diciamo, rifiutato di poter fare video, diciamo, e giocare. Quindi ho fatto veramente tutt'altro. Mentre da inizio ottobre ho iniziato a fare comunque un lavoro, ero sempre via, quindi non sono mai riuscito a registrare, anche perché mi svegliavo alle 4 e tornavo tardi. Quindi non avevo mai voglia. Ma durante questa fase, comunque il tempo di vedere un po' il cellulare o comunque il computer, a volte l'ho trovato. E diciamo che mi sono dedicato a guardare altri TF2 players giocare o comunque che facessero qualcos'altro, tipo stream, video, eccetera. E questi video ovviamente li ho visti dal grandissimo nostro Discord della squadra della Fortezza. In generale, però, mi sono più concentrato su Alex Grace, che, come sapete, è un mio amico. Ha già fatto un video su TF2 molto carino. Io vi consiglio di andarlo a guardare. Però quello che mi ha dato più fastidio, non soltanto da Alex Grace, ma quasi tutti i giocatori che provengono dalla squadra della Fortezza, che io pensavo fossero un po' più informati, ovviamente niente offesa, senza offesa, ma comunque è una cosa che ho potuto notare io e che mi dà molto fastidio agli occhi, e scommetto che anche a molti altri dà fastidio agli occhi, è il fatto che non abbiano una config. Allora, io già tempo fa avevo fatto un video su come fare config, come installare configurazioni per migliorare gli FPS. Perché dico questo? Perché sono stufo di vedere video o comunque streams dove TF2 è magari con tutti i settaggi di default, che sappiamo ben tutti, almeno quelli che lo sanno, che sono pessime e comunque non danno una visuale libera, comunque ampia, comunque che nasconde tanti fattori del gioco. E per non parlare dell'FPS ovviamente, quindi andiamo a diminuire gli FPS se lasciamo TF2 con i settaggi di default, mentre con le configurazioni, che non sono dannose ovviamente, anzi migliorano proprio l'aspetto del gioco sia in modo ultra, quindi in modo cinematico, che in modo più brutto possibile, però per avere un proprio boost di FPS. Quindi ora io voglio rifare il video, perché quel video che feci io tanto tempo fa è abbastanza outdated, quindi voglio farne uno nuovo. Parlando di Master Config, che adesso vi farò vedere, dove potrete personalizzare TF2 come vi pare e piace. È sempre aggiornato, quindi non vi perdete, cioè è supportato tantissimo. E vi parlerò anche di Master, chi è e che cosa fa. Ora facciamo un salto un attimo sul loro sito. Ok, eccoci sul sito di Master Config. Allora, come potete vedere, il primo impatto è già proprio che fa vedere che è una moderna performance e customization config, quindi è una roba proprio moderna che viene continuamente aggiornata. Qua c'è il Steam Group, Discord e Docs. Discord lo consiglio molto perché se doveste avere problemi, come ho avuto io in passato, è molto semplice contattare e vi aiutano veramente in tanti, e anche il creatore stesso a volte aiuterà se è online. Il creatore è americano, quindi non vi aspettate che quando sono la mattina per noi lui risponderà. È veramente dura, no, in realtà pomeriggio, però vabbè, comunque. Come potete vedere qua ci sono tutte le comparazioni, quindi oh cazzo, cosa ho cliccato? Allora, come potete vedere, Master Config e tutte le altre configurazioni che avevo comunque consigliato io tanto tempo fa, quindi il Chrismax Frames con Alias, sono tutte outdated, mentre Master Config, anche se è vero che la differenza è veramente poca di FPS, comunque userà sempre e sfrutterà meglio il gioco a seconda degli aggiornamenti. Quindi è veramente una bomba. Allora,
Sì, qua racconta tutto quello che aiuta, lag, input lag, tutte quelle robe lì, nitrag, tutte cose che probabilmente voi non sapete, ma non lo dico per offendervi, semplicemente sono dettagli che scoprite solamente se volete giocare competitive probabilmente, perché sono tutte settaggi che se uno gioca in pub ed è nuovo non gliene frega niente, si abitua a giocare così com'è e basta. Qua potete vedere come la grafica cambia, guardate l'acqua, soprattutto l'acqua. Questo è low, questo è ultra, ok? I riflessi. Cambia. Potete veramente customizzarlo come volete. Infatti qua, come vi stavo dicendo, allora voi non dovrete toccare questa cosa. Nel senso, molto probabilmente non ci pensate voi. Sono tutti moduli che poi vi spiegherò più avanti. Ok, qua si può scaricare. Basterà cliccare su Download Master Config. E qua potrete scegliere tutto quello che volete. Qua c'è ultra, high, medium. Qua ci sono già i preset, come vorrete voi. Se volete tanti FPS, volete migliorare gli FPS, vi consiglio very low o low. Se non volete abbandonare la grafica, ma comunque avere un leggero boost di FPS, vi consiglio tra i medium, low, medium. Medium high, secondo me, è già per chi volesse, cioè non ne frega niente degli FPS. Mentre high e ultra è proprio per chi ha un PC della Madonna e quindi se lo può permettere. In generale, perché sapete che comunque TF2, anche se è un PC della Madonna, non è facile da far girare, ecco. Qua potete scegliere altre robe, che questa qua è per me è tutta roba nuova. Comunque questi qua sono tutti i settaggi che potete scegliere anche su TF2, ma vi consiglio di customizzarlo direttamente qua, così non dovrete più praticamente cambiare in futuro, anche perché dopo mi sa che non sarà possibile. Cioè dovrete riconfigurare tutto. Qua ci sono altri add-ons, tipo Not Footsteps, che rimuove tipo i suoni di quando si cammina. Parolandia, a per chi dovesse dare fastidio, non soundscapes, come si dice, i suoni della mappa e i tutorial, tutto e via andare, ecco. Una volta fatto tutto, potrete scaricare tutto qua, questa scritta qua, basterà cliccare e sarete a cavallo. Una volta scaricato, proviamo. Ok. Vi apparirà qua, sarà un file VPH. Tutto ciò che dovrete fare sarà. Aspettate un attimo. Ok, stavo dicendo, tutto ciò che dovrete fare è praticamente aprire il vostro file custom, la cartella custom, che potrete trovare nella vostra file destinazione di DTF, e qui potrete mettere il file VPH. Lo trascinerete come ho fatto io qua, low preset. E sarete praticamente a posto, non avrete più nient'altro da fare. Praticamente la config verrà avviata da sola, però c'è un però che adesso vi mostrerò. Allora, voglio come si dice, rendere il video piccolo, ma neanche troppo, perché dopo non capirete niente. Comunque, se doveste voler cambiare certe cose che non vi piacciono nel low oppure nell'ultra, come volete. Basterà cliccare su Modules e qua vi spiegherà tutto quello che potete fare. Semplicemente vi dirà di fare in CFG, se non dovreste avere la cartella CFG, il che non credo, però dovreste averlo comunque. Dovrete creare una cartella User, poi Modules CFG e poi vi basterà iniziare a mettere questi comandi in questo file. Qua avete tutto quello che potete customizzare. Quindi, per esempio, noi vogliamo non vogliamo i ragdolls. I ragdolls sono i corpi che volano o che esplodono. No, quelli no, è un'altra cosa. I ragdolls sono proprio i corpi quando uccidete qualcuno che cadono, volano, fanno di tutto, insomma, quelli che rimangono, i corpi che rimangono. Se li volete togliere, per esempio, vi basterà copiare questo comando e disabiterete Oddio, non riesco a dirlo. Comunque, Disable Ragdolls, quindi li toglierete dal gioco. Sono tutti comandi che potrete usare, che potrete modificare. L'unica cosa che bisogna fare attenzione è che a volte questi comandi vengono aggiornati, perché magari il gioco non li usa più e quindi magari verranno cambiati oppure verranno veramente ri proprio rimossi. E vi consiglio di fare questo sotto aiuto di qualcuno, se non siete proprio, come si dice, informati o comunque non sapete come si gestiscono le config, però è una cosa che consiglio molto se volete fare una vostra propria config, comunque customizzare del tutto proprio la config come ho fatto io. E adesso proviamo in gioco.
Ok, come potete vedere sono su TF nel menu. Io non so se voi avete già la config, cioè nel senso la console è sempre aperta. Comunque, se avete la console aperta o dovreste attivarla, comunque potrete vedere che nella console vi viene messo il messaggio che Master Config è stata caricata con successo. Probabilmente agosto 8 sarà stata aggiornata, ma io non l'ho più aggiornata. Perché boh, non lo so. Adesso vi faccio vedere in un server come funziona e ci vediamo nel server. Ok, come potete vedere siamo in un server casuale, uguale. Vediamo se riusciamo a uccidere Levi. Ok, come potete vedere Levi non c'è il corpo, è sparito del tutto. Vuol dire che la config sta funzionando. E che altro? Nel senso, basterà customizzare la vostra config e sceglierete voi come farla. Se avete Ragdos li lascerete, se non li volete, fate come volete. L'importante è che vi trovate bene, vi darà un gran tantissimo aumento di FPS. Io spero che mi sentiate perché ha il volume veramente alto. Fatemelo passare un attimo. Ok. Semplicemente, come potete vedere nel netgraph in basso a destra, che potrete anche quello attivare, dopo non so se su comandi o altro. Come potete vedere, vado oltre i 220 fps ed è comunque un server pieno di casualità, comunque esplosioni e tutte robe a caso. Però vi posso assicurare che se sarete in un altro server o comunque avete un PC migliore del mio o comunque lo settate meglio del mio, che la mia config non so bene come sia, se low o comunque alta grafica, vi posso assicurare che comunque il boost di FPS lo avrete e avrete meno problemi, sentirete il gioco più fluido, più liscio, per non parlare del delay di quando sparerete. È tutto migliorato per la vostra performance e anche per un modo di giocare diverso, migliorato comunque, ma non per vantaggi o altro, proprio perché i settaggi di TF2 di default sono proprio patetici. Comunque, io vi lascio in questo. Vi lascio testare Master Config se avrete voglia. Io lo consiglio fermamente. Che cazzo ho detto? Vabbè, comunque, ve lo consiglio. Vi metterò il link in descrizione per provarlo. E vi prego, provatelo perché vedere video dove va tutto a scatti, tipo. No, non ci siamo. Comunque, niente, vi lascio per. Non so quando sarà il prossimo video, non ho idea, non so nulla, quindi niente. Buona visione. Ciaone. No, niente, mi sono scordato di dirvi che di supportare Master Config, di andare nel suo Discord, supportare e se si può donare. Sta facendo un gran lavoro per TF2, sta risolvendo tanti bug e glitch di TF2 al posto della Valve, del TF Team, quindi vi consiglio di andare a supportare se avrete voglia e se avete i soldini per farlo, se vi sentite generosi. E basta, vi lascio anche il Discord in descrizione. Ciao a tutti e buona visione comunque.